Noi oggi presentiamo un patto con la città di Firenze, con i fiorentini, con le associazioni di categoria, con i commercianti, perché siamo convinti che la sicurezza passi attraverso la valorizzazione del commercio, presentando 10 proposte concrete e un patto sulla sicurezza per Firenze. Più agenti per strada, noi chiediamo 100 agenti in più, Firenze è una di quelle città dove mancano gli agenti di polizia municipale, l'istituzione di un assessorato alla sicurezza che si occupi soltanto di sicurezza, l'implementazione della videosorveglianza, a Firenze manca la videosorveglianza coordinata e centralizzata, un fondo per installare sistemi di sicurezza nelle case e nelle attività commerciali. Non possiamo chiedere ai cittadini di fare in questo momento difficile anche uno sforzo economico per installare i sistemi di sorveglianza. E poi quello che è una misura necessaria, cioè il recupero delle aree degradate, facendo sì che in alcune zone che oggi sono abbandonate il comune, se noi vinceremo lo faremo, tolga le imposte comunali, per esempio l'IMU e la Tari. Ecco, vincerete con chi, Stella? Perché ancora non si sa quale sia il candidato di centrodestra. Domani ci sarà per esempio questo ennesimo decisivo incontro e tavolo del centrodestra? Noi abbiamo sempre pensato che più che il candidato contasse la squadra. Noi siamo a fare campagna elettorale partendo dalle buone azioni e dalle proposte che hanno fatto i nostri consiglieri comunali e i nostri consiglieri di quartiere. Lo dico con grande chiarezza, guardate. Prima delle persone, prima dell'io c'è il noi, prima delle persone ci sono le idee. Però le persone poi servono, perché Forza Italia continua a dire no a Bocci, per esempio il candidato su cui si era unito la Lega? Ma questo non è vero che noi diciamo no a Bocci, ci siamo presi del tempo tutti insieme per fare una valutazione su quali sono i profili e le persone migliori.